Benvenuti fratelli e sorelle a questa solenne liturgia eucaristica. Ed è bello stasera sentire e vedere questa chiesa davvero preparata a festa. È a festa perché otto donne consacreranno la loro vita per sempre al Signore. E non c'è gioia più grande. E siamo qui proprio per fare festa con loro e ringraziare insieme il Signore di questo dono, che è un dono bellissimo, perché è un segno di speranza per la Chiesa e per il mondo intero. Sur Leonia, oggi è una giornata particolare per la vostra congregazione. Sì, infatti, perché grande festa, grande gioia. I nostri animi ringraziano innanzitutto il Signore per queste otto sorelle che fanno la loro professione perpetua. Che cosa vuol dire? Si consacrano a Dio per sempre. Dopo aver fatto una lunga preparazione, sono passati dalla professione semplice 10 anni, quindi adesso è l'ora di decidere il matrimonio. Gesù stasera... Sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta. E su questa, diciamo, su questo salmo, questo cantico della Bibbia, che la nostra festa si fonda. Suore vittime spiatrici di Gesù sacramentato, fondato da Santa Maria Cristina Brando, due sorelle, Suor Maria Pia Brandi, che fonda Mugnano di Napoli, mentre Santa Maria Cristina qui a Cassoria. Un istituto di adorazione perpetua. Madre Cristina ama Gesù sacramentato, è l'innamorata dell'Eucaristia, viene definita, e vuole intorno a Gesù sacramentato tante anime che riparano i peccati del mondo. Perché questa riparazione e espiazione per aiutare, far compagnia Gesù che espia i nostri peccati. E quindi noi, insieme a Gesù, vittima di riparazione, unita a Lui, al suo sacrificio sull'altare, ripariamo. Prima per i nostri peccati e poi per i peccati del mondo intero. Un bellissimo carisma, un carisma che ci mette direttamente in contatto con Gesù Eucaristia, che diventa il nostro cibo quotidiano da portare poi nel nostro operato.